Cambio casa per i Sussex. Harry e Meghan puntano su Malibu. Ogni volta che si parla di loro, i riflettori non possono che essere puntati al massimo. Il principe Harry e Meghan Markle sono una delle coppie più discusse al mondo e ogni loro decisione scatena le più diverse ipotesi. Il duca e la duchessa di Sussex sono tornati a far parlare di sé nelle ultime ore per motivi immobiliari. Il nipote della regina Elisabetta e l'ex attrice desiderano avvicinarsi ulteriormente a Los Angeles, motivo per cui stanno pensando di cambiare casa. I due sarebbero interessati alla città di Malibu, il che significa che abbandonerebbero la loro villa di Montecito, famosa anche per essere stata il set della celebre docuserie che li ha visti protagonisti. Questa lussuosa dimora, acquistata nel 2020 per 14 milioni di dollari, è stata la loro casa negli ultimi 3 anni. Ora sembra che i tempi siano maturi per un cambiamento significativo, e c'è da scommettere che la vendita della villa di Montecito attirerà numerosi potenziali acquirenti. Una villa lontana da occhi indiscreti. Il palazzo di Montecito, costruito nel 2006, non solo è una bellezza architettonica, ma offre anche una tranquillità senza pari. Situata a Santa Barbara, in una zona rinomata per le sue tenute di lusso e per i vicini celebri, la villa di Montecito è il rifugio perfetto per chi desidera privacy e serenità. Le colline circostanti, che garantiscono massima riservatezza, ospitano anche altre star del calibro di Oprah Winfrey, Tom Cruise ed Ellen DeGeneres. La villa di Harry e Meghan si trova su una strada privata, accessibile solo attraverso un lungo vialetto. La splendida residenza che incarna lo stile di Harry e Meghan. Questo magnifico palazzo di circa 1300 metri quadrati offre una vista spettacolare sul mare e sulle montagne circostanti. Le numerose finestre ad arco e le varie terrazze permettono di ammirare questi panorami mozzafiato. La villa dispone di 6 camere da letto e 10 bagni, e i Sussex l'hanno personalizzata con dettagli di gusto, come un pianoforte a coda, candele e lampadari eleganti. Oltre al living e alla cucina, la casa comprende un centro benessere con saune, una palestra, una sala giochi, un cinema, una biblioteca, un ufficio, una cantina e un garage capace di ospitare 5 auto. L'esterno della casa è da sogno. Se l'interno della villa ha affascinato Harry e Meghan, anche l'esterno non è da meno. Il vasto terreno che circonda la villa è adornato da palme, viti, agrumeti, un orto e persino un pollaio. Quando desiderano rilassarsi con i loro bambini, la coppia può approfittare della piscina all'aperto, giocare sul campo da tennis o nel parco giochi privato pensato per Archie e Lilibet. Accanto alla casa principale, c'è una guest house, accessibile tramite un vialetto in pietra, dotata di camere accoglienti e di 2 camini, uno interno e uno esterno, ideale per riunire gli ospiti attorno al fuoco e trascorrere piacevoli momenti insieme. Anche voi vorreste avere l'opportunità di vivere in una casa del genere? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie!